Oggi le pratiche commerciali scorrette rappresentano un problema per le numerose aziende che utilizzano i canali di teleselling per vendere i propri prodotti. I controlli dell'authority sono sempre più rigidi nei confronti di chi opera nel campo delle telecomunicazioni, dell'energia, delle assicurazioni, dei mutui e dei prestiti. Per dare qualche dato, nel 2014 sono stati avviati 173 provvedimenti, con un più 35% rispetto all'anno precedente, per un totale di 19,5 milioni di euro. Da ciò emerge che sono ancora tante le lacune di chi è preposto alla presentazione e alla vendita di prodotti e servizi. Si evidenzia una scarsa preparazione in termini di normativa e conoscenza di ciò che si può fare, ma soprattutto non si deve fare. È chiaro che il modo più efficace per evitare queste sanzioni è quello di avere operatori adeguatamente formati e responsabilizzati. Pensa se ogni azienda potesse usufruire di un sistema in grado di preparare centinaia di operatori, imponendo ai propri formatori di assumere solo personale certificato. Questo lo sa bene Gianni, presidente di un'azienda di telecomunicazioni che ha ricevuto una sanzione di 200.000 euro per pratiche commerciali scorrette. Gianni non conosce le modalità con le quali il prodotto viene effettivamente raccontato dai suoi operatori. Decide così di convocare Roberto e Carlo, responsabili della formazione degli operatori. Carlo sa che gli operatori non sono sempre esaustivi e talvolta omettono delle informazioni, dimostrando carenze dal punto di vista normativo. Roberta informa Carlo che esiste una piattaforma attraverso cui è possibile formare velocemente tutti gli operatori e i loro responsabili, garantendo trattative corrette. Gianni concorda con Roberta che il modo più efficace per evitare queste sanzioni è quello di avere operatori adeguatamente formati e responsabilizzati. In che modo? Avvalendosi di un sistema e-learning che consente di preparare velocemente centinaia di operatori contemporaneamente con un programma formativo chiaro, coinvolgente e concreto. Certificare l'apprendimento attraverso il superamento di un test finale, dimostrare all'authority competente la massima diligenza richiesta per non incorrere in sanzioni e per svolgere al meglio il proprio lavoro. Gianni decide così di vedere da vicino la piattaforma e digitando www.pratichecommercialiscorrette.it riceve così tutte le informazioni relative ai corsi, ai moduli di formazione e alla prova finale. Non solo, direttamente nel sito vede che può approfittare di vantaggiosi pacchetti da acquistare a seconda del proprio profilo aziendale e del numero di operatori da certificare. Ad ogni operatore dell'azienda di Gianni viene fatto seguire un corso online appositamente studiato per il loro settore e la loro azienda, da cui apprendere tutte le nozioni necessarie per svolgere al meglio il proprio lavoro e soprattutto in ottemperanza alla normativa vigente. Il corso è di facile comprensione, grazie a contenuti video e audio fortemente coinvolgenti, che consentono un apprendimento agevole anche per chi non è esperto di aspetti legali. Gianni in tal modo non solo ha arginato il problema delle pratiche commerciali scorrette, ma ha migliorato la qualità dei propri operatori nella presentazione, nella gestione e nella vendita del proprio prodotto. Risultato? L'anno successivo l'azienda di Gianni non ricevette alcuna sanzione da parte dell'authority. Se sei interessato come Gianni ad approfondire il discorso, digita www.pratichecommercialiscorrette.it e troverai tutte le informazioni necessarie.